Ciao a tutti, ci troviamo qui all'ippodromo SNAI La Maura a Milano. Siamo in compagnia di Francesco, che è un proprietario di cavalli. In particolare i suoi cavalli sono stati affidati ad Andrea Bigliardi, che è il rider che abbiamo, intervistato poco fa, e quindi ci troviamo adesso in sua compagnia. Vogliamo farti alcune domande per sentire anche il punto di vista dei proprietari. Ok, quindi la prima domanda che voglio farti è questa: qual è stato il motivo per cui ti sei avvicinato a questo sport così affascinante? Allora, il motivo della mia... Intanto ciao, buongiorno a tutti, sono Francesco appunto, ho 40 anni e da 41 sono nel mondo dei cavalli, nel senso che è una praticamente tradizione, è una passione di famiglia. Deriva dal 1960, dal mio nonno, mio padre, e poi siamo arrivati io e mio cugino. Gestisco i miei cavalli ormai dal 2000, sono 21 anni e ultimamente appunto sono approdato da 2019 in quelle che sono le scuderie di Andrea Bigliardi, che è l'allenatore che hai intervistato prima, a Reggio Emilia. Precedentemente le avevo da un amico quasi fraterno, appunto perché è stato sempre lui con la sua famiglia a gestire i nostri cavalli, poi per sue vicende personali ha deciso di trasferirsi in Svezia e quindi io ho dovuto cercare un rimedio. Da prima ho dato importanza alla vicinanza a casa, affidandomi a un allenatore in provincia di Como, ma le cose non sono andate come dovevano e quindi ho perso un po' di fiducia e di smalto. Tramite amici in comune appunto sono poi arrivato nella scuderia di Andrea, da maggio del 2019 condivido con lui questa esperienza, avendo acquistato anche insieme una puledra che si chiama Corsa del Nord, con cui abbiamo vinto proprio ieri. E niente, mi sono affidato a lui in quello che è l'allenamento e la gestione di corsa e precedentemente di Zarina, che era la mia parte di me, la mia figlia precedente. Io li chiamo figli e uso termini molto simili alle persone perché sono proprio parte di me stesso. Io dico sempre: posso rinunciare a una serata, posso rinunciare a una pizza, posso rinunciare a qualsiasi cosa, anche a una giornata di lavoro, ma non rinuncerò mai a avere i miei cavalli. Non fa parte di me. Dove sono io ci deve essere sempre un cavallo, altrimenti mi sento male, non riesco a essere me stesso. Altra domanda: quali sono le caratteristiche che deve avere un allenatore per cui tu, proprietario, decidi di affidargli i tuoi figli, chiamiamoli così? Per avere i miei figli un allenatore deve essere sincero e io devo riporre in questa persona al massimo della fiducia, ed è una cosa molto importante. Lo dico io, ma penso che tutti i proprietari devono affidare i propri cavalli, che possono essere anche un investimento, alle volte anche ingente, in quello che deve essere una persona, una società di allenamento che se ne occupi a 360 gradi, quindi andando a preservarne quello che è la salute, intanto il benessere, per portarlo poi ad arrivare alle competizioni e ottenere chiaramente i risultati che di volta in volta nelle varie categorie il cavallo riesce a manifestare. Fidarsi di una persona non è mai facile, oggigiorno si sente spesso in qualsiasi tipo di rapporto lavorativo, familiare, di affetto, che si litiga, si fa, ma proprio perché secondo me alla base non c'è la giusta fiducia e comunque la giusta sincerità. Io preferisco sempre che mi venga detto tutto, qualsiasi cosa, anche le cose più brutte, però è giusto che io le sappia e le devo sapere dalla persona con cui decido di collaborare. Che fianco a fianco, ognuno nei propri ruoli, io nel mio, lui nel suo, dobbiamo andare avanti e fare lo stesso percorso per ottenere un obiettivo comune. Vuoi raccontarci qualcosa sulle tue cavalle? Opla, scusate. Allora, i miei cavalli, partirei da quella che ci ha fatto un po' accendere la passione, nel senso che io ero bambino, avevo 5 anni, 6 anni, quando lei incominciava a correre. Allora l'ippica era qualcosa di uno sport veramente nazionale. Ricorderò sempre che sul Corriere della Sera uscivano i numeri, i partenti e i pronostici di queste gare. Soprattutto ce n'era una che si faceva il venerdì sera all'epoca, si chiamava la Triste Nazionale. Con una cavalla di famiglia abbiamo partecipato e chiaramente poi vinto. Si chiamava Insabbiata ed era una cavalla con cui era il nostro gioco tutte le estati andarci sopra, molto molto bella, una Saura,
e da lì nasce un po' il mio debole per i cavalli sauri. E lei è quella che ci ha fatto, ci ha trattenuto, insomma, ecco, da quello che ci avevano insegnato i nostri genitori, i nostri nonni, mio nonno. Lei ce l'ha fatto portare avanti, e poi da lì poi ti posso raccontare di corsa, ti posso raccontare soprattutto di Zarina York. Zarina York ha una storia un po' complicata alle spalle, di cui ogni volta che ne racconto o che ne devo parlare mi diventa abbastanza difficile, per ovvi motivi. E per me togliermi Zarina sarebbe come tagliarmi un braccio o tagliare parte del mio corpo. Difatti porto un tatuaggio con le sue iniziali, e io odio i tatuaggi. Però era giusto, secondo me, un senso di appartenenza così forte, lo volevo sempre con me. L'ho acquistata che aveva 3 anni, dopo che ero stato per tanto tempo tifoso e parte integrante del successo dei successi che ha avuto la sua mamma, che si chiama Fulgida Bro, e che con gli amici guidatore di Rienzo e il proprietario, l'avvocato De Castello, abbiamo condiviso i suoi successi. È arrivata l'occasione di poter avere Zarina. E io non ci ho pensato un attimo e sono andato a prenderla subito, immediatamente, da un ragazzo che ce l'aveva in provincia di Lecce, che oggi è un mio carissimo amico, si chiama Arturo, e da lì è iniziata un po' l'avventura di Zarina York. Questa è sfiga, Renato. Tra mille traversie che aveva già passato lei, di salute, a livello anche, diciamo così, burocratico, perché non si trovava il suo certificato, c'era una storia un po' complicata anche dietro il certificato, e un po' le cose impossibili, quelle che mai ti aspetti che devono diventare, che poi diventano, e tutti ci attacchi sempre di più. Da lì l'ho destinato appunto al mio amico di Rienzo in allenamento, abbiamo fatto la prova di qualifica, abbiamo fatto 10 competizioni e poi, come raccontavo, lui ha deciso di trasferirsi in Svezia e quindi io sono rimasto con Zarina. A casa non la potevo portare perché non ho lo spazio e ho provato a dire ai miei genitori di togliere la macchina dal garage per mettere lei, ma la risposta è stata negativa, non è stata positiva. E quindi mi sono affidato a quello che era, tra virgolette, per come sono andate poi le cose, un amico di famiglia che fa l'allenatore di mestiere, è un allenatore molto blasonato, ma che non ho avuto fortuna, diciamo così, con lui. E quindi è durata poco la nostra esperienza. Abbiamo fatto una vittoria, una bella emozione, ma non siamo andati oltre a quello. E così poi nel maggio 2019 ho deciso di portarla da Andrea Bigliardi appunto a Montechiarugolo, e da lì sono entrato a far parte del loro team. Quello che ci ho tenuto, che venisse trattata bene dall'inizio, così è stato fino all'ultimo giorno che è stata con loro, fino al 15 novembre 2021, me l'hanno seguita, trattata veramente come se fosse la loro, come se fosse parte integrante anche della loro famiglia, perché di base condividiamo lo stesso pensiero, che sono parte di noi e che quindi devono essere trattati bene, devono essere ben gestiti nelle varie funzioni che devono avere. E ora Zarina si trova in un allevamento in provincia di Pavia, dove è pronta per iniziare la sua nuova carriera di mamma. Verrà destinata a uno stallone che sta dando molti risultati, molti cavalli in corsa. È uno stallone sauro, giusto per ritornare al discorso di introduzione, e li fa tutti sauri, i figli la maggior parte sono sauri e hanno tutti una lista bianca, così come aveva la prima cavalla di cui parlavo. E spero che mi faccia una figlia femmina, mascherata anche lei, quindi Saura Mascherone, per poter proseguire quello che sia il percorso. Neanche a farla apposta, quando nascerà questo puledro, se tutto andrà per il verso giusto, dovrà avere la lettera I come iniziale, quindi il nome è pressoché scontato di quello che potrà essere. Oltre a Zarina York, ho acquistato nel 2019 alle aste alla Maura da una persona fantastica che era il signor Biffi. Ho acquistato una piccolina, Saura anche lei, che si nascondeva in un box. Praticamente quando sono entrato questa giornata a vedere le aste,
un po' per caso, un po' perché c'erano i gran premi poi del pomeriggio qui all'ippodromo della Maura, sono entrato e tutti i cavalli avevano il box aperto, l'unico box che era chiuso era quello di corsa. Parlando un po' con gli addetti ai lavori presenti, avevo chiesto come mai fosse quello l'unico box chiuso. E loro mi hanno detto perché c'è una cavalla dentro un po' nevrile, un ordine po' d'arrivo confermato. Ma mi sembra strano, non la sentivo, uno, non sentivo niente. E allora ho aperto il box e ho visto uno scricciolo, mi permetto di dire, un puffo, Sauro che si confondeva con la paglia, messo lì e ho deciso che quella doveva far parte della mia scuderia. E da lì ho contattato subito Andrea, perché ne abbiamo condiviso la proprietà dal primo giorno, telefonicamente, quindi con delle immagini al telefono che io gli ho trasferito, abbiamo deciso di acquistarla. È stata acquistata e subito poi, il mese dopo, è stata trasferita nel suo centro di allenamento, dove lì ha incominciato la preparazione per le corse. Purtroppo poi nel 2000 ci è capitata questa brutta esperienza che noi tutti stiamo vivendo ancora oggi, che è il Covid, e quindi ci ha tenuto un po' distanti, nel senso che inizialmente non si poteva uscire dai propri paesi, dalle proprie regioni, e quindi seguivo tramite i video che i ragazzi mi mandano, che Sara, la detta stampa, diciamo così, oltre che grande lavoratrice di scuderia, mi mandava, seguivo un po' l'evolversi delle prestazioni mattutine che la piccolina faceva. Poi ha avuto un problema di salute, insomma, un po' di diversie ci sono state anche in quel caso, perché ci tengo a precisare che, essendo una passione, devi soffrire, e quindi la sofferenza in ogni cavalla, penso che c'è un minimo di bruciore, un minimo di sofferenza che ognuno di noi deve passare per un motivo o per l'altro. Ora invece è andato tutto bene, la cavallina sta bene, e l'altro giorno, proprio il giorno precedente di quando stiamo facendo questa intervista, ha vinto una corsa a Treviso, quindi una vittoria su 8 corse disputate, e ci fa ben sperare, perché comunque atleticamente sta diventando pronta e non è ancora al 100% delle sue reali possibilità di resa. In prospettiva di acquisto c'è qualche altro cavallino che sto valutando se poter raggiungere come effettivo e quant'altro, ma altrimenti si aspetterà l'anno prossimo, che arriva il figlio di Zarina, o la figlia di Zarina, che ci faccia continuare questa avventura, perché tutto sommato la considero sempre un'avventura, con tutte le sue strade, stop, fermate, partenze, arrivi e quant'altro che ci sono in ogni evento che si va a creare. Questa è la mia scuderia al momento. Ti ringraziamo, Francesco. Grazie. Ci vediamo presto quando andremo in scuderia. Volentieri. Ad Andrea. Volentieri, si può organizzare tutti insieme una giornata, in modo che riesco a trasmettere non solo con le parole, ma facendovi vedere e prendere parte, se riusciamo, a quello che è la giornata di lavoro, a quello che è la base del prodotto finale come corsa al trotto, che dopo tutti vedono. Invece la cosa bella è proprio il lavoro mattutino, è l'attaccamento all'animale, l'attaccamento al lavoro, e dietro i 2 minuti della prestazione c'è un lavoro che dura giorni, mesi, anni, da parte dell'allevatore, da parte del proprietario, allenatore e quant'altro, ed è bello riuscire a cogliere delle piccole sfaccettature che tutto questo ambiente ci riesce a trasmettere. Ambiente che va vissuto in maniera positiva, il gioco è parte integrante di questo ambiente, perché non lo nascondo, le corse si fanno grazie al gioco, il Montepremi arriva grazie al gioco, però deve essere tutto uno la conseguenza dell'altro, e ogni tassello, come nel puzzle, cavalli deve essere incastrato per la sesta corsa nel proprio modo, altrimenti non si riesce a fare il puzzle giusto. E vi ringrazio per l'opportunità e ci vediamo allora in scuderia. Assolutamente. Grazie a voi. Al prossimo video, ciao.